Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Con i nuovi annunci di Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna, tutta la community si sta dando da fare per sciogliere tutte le incognite che i trailer ci hanno lasciato e per trovare collegamenti che potessero spiegare alcuni dubbi rimasti irrisolti nel passato. Ovviamente anch'io sto facendo tutte le mie congetture e quella di oggi è solo un piccolissimo assaggio di una teoria ben più ampia che sto preparando e che spero di far uscire il più presto possibile sul canale. Vi ricordo che in mattinata è uscito un nuovo episodio di Pokémon Insurgence, quindi se ve lo siete perso, beh, dateci un'occhiata. Detto ciò, iniziamo a parlare della mini teoria che oggi vi porto e che riguarda, seppur in minima parte, il trailer dedicato alla mossa Z di Kamo, ossia Dracofonia di Vampante. Diciamo che quel trailer sarà il trampolino di lancio per andare a fare un discorso leggermente più ampio. Ora, non mi concentrerò sulla mossa in sé, quanto su un particolare che all'interno del trailer a prima vista non avevo per nulla considerato. Avevo per la verità notato qualcosa di diverso nell'animazione, ma mi era sfuggito lo sfondo di battaglia che, a differenza delle mosse Z precedenti, rimane inalterato, senza creare quello strano campo nebbioso che le aveva contraddistinte all'interno di Pokémon Sole e Pokémon Luna. Ovviamente questo fattore non è di grande rilevanza, se non fosse che potrebbe dare una spiegazione ad alcune cose che avevamo visto in precedenza e che erano ancora avvolte nel mistero. Nel primissimo trailer dedicato ai nuovi titoli di settima generazione possiamo infatti ammirare due animazioni molto particolari rispettivamente di Lycanroc e Mimikyu. Molti hanno pensato che potessero essere due nuovi Pokémon dominanti, ma l'ipotesi sembra vacillante, dato che Mimikyu già è un dominante e sarebbe stata stravolta la sua prova in quanto l'ambiente era totalmente diverso. Insomma, non avrebbe avuto poi così tanto senso, considerando poi che quella di Mimikyu, almeno secondo il mio parere, ma non solo, credo, è di gran lunga la migliore prova all'interno del giro delle isole. Ma se in Pokémon Ultra Sole e Pokémon Ultra Luna abbiamo visto che le animazioni delle mosse Z mantengono inalterato, per così dire, il campo di battaglia, possibile che Mimikyu e Lycanroc possano avere due mosse Z tutte loro? Del resto, altrimenti non si spiegherebbero quelle particolari animazioni che per la complessità sembrano avere a che fare con quella di Kamo che abbiamo visto nel trailer. Del resto, ragazzi, basti pensare che il sito ha confermato che ce ne saranno altre di mosse Z e che questa funzionalità sarà ben ampliata all'interno dei prossimi titoli, confermando di per sé che ce ne saranno altre, non solo quella del Pokémon Dragolotta di settima generazione. Quindi sicuramente una porta è aperta e le animazioni che abbiamo visto nel primissimo trailer potrebbero sicuramente essere un indizio importante per pensare o sperare di vedere finalmente Mimikyu e Lycanroc utilizzare delle mosse Z che possono rendere loro onore. Detto ciò, ragazzi, voi che cosa ne pensate? Fatemi un commento qui sotto rispondendo a questa domanda e comunque esprimendo la vostra opinione, che è sempre gradita, e cerchiamo di creare una discussione a riguardo. Io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Vi ricordo che a breve uscirà una teoria ben più dettagliata e con un significato molto più profondo e molto più, diciamo, importante a livello di contenuto. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale, a premere la campanella per rimanere sempre aggiornati sui feed del canale e a passare dai social per rimanere sempre in contatto con me. Detto ciò, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!